al via questo nuovo progetto politico dopo l'esperienza del nuovo centrodestra, ora la lista civica per Lorenzin. Quali obiettivi pensate di raggiungere, onorevole? Ma l'obiettivo è quello di dare una voce a quegli italiani che sono lontani le mille miglia dal Movimento 5 Stelle, non condividono certamente il razzismo della Lega, reputano che Berlusconi per molti aspetti è una minestra riscaldata, che però reputano che l'attuale governo ha dato una risposta a una serie di problemi e quindi quell'esperienza andrebbe continuata, ma non si identificano con il PD. Quindi noi cerchiamo di avere come riferimento le piccole e medie imprese, gli artigiani, i commercianti, insomma una fascia sociale intermedia. Questa è la nostra azione e cerchiamo di far sì che questa esperienza di governo possa nella legislatura prossima continuare misurandosi con i problemi della società italiana con i quali ci siamo misurati nel corso di questi 5 anni. Oggi ad Agrigento presentate la candidatura di Sodano? Sì, qua ad Agrigento presentiamo la candidatura di Sodano e sono venuto a sostenerla. Avvocato, oggi si presenta la lista con Cicchitto, leader della formazione di Lorenzin. Sì, la presenza dell'onorevole Cicchitto testimonia l'attenzione che ha Civica Popolare anche per i territori, diciamo, quelli chiamiamoli periferici. Vuol dire che questa forza politica ci crede veramente in quello che fa, ci crede veramente in quello che propone per il Paese e ci crede veramente a presentarsi alle persone in ogni posto dove si presenta un suo candidato. Quali sono gli obiettivi che pensate di raggiungere nel territorio agrigentino, non solo, ma in tutto il collegio? Ma l'obiettivo chiaramente per quanto riguarda Civica Popolare è vincere e avere il suo candidato uninominale vittorioso alla Camera. Poi per quanto riguarda gli obiettivi veri, quelli della politica autentica, l'obiettivo è raddoppiare il PIL del turismo su base nazionale, passarlo in 5 anni dal 10 al 20%, chiaramente in una provincia come quella agrigentina che vive di turismo, chiaramente questo porterà ulteriore ricchezza. Poi sviluppare l'agricoltura, defiscalizzare alcune aree tipo le aree franche urbane oppure le aree di sviluppo agricolo e cercare di mandare avanti il lavoro, l'agricoltura e il turismo. Senatore Maianello, dopo l'esperienza del nuovo centrodestra si riparte con un nuovo progetto politico che segue la Lorenzin, che è attuale Ministro della Salute. È un progetto politico nel solco dell'esperienza governativa di quest'ultimo periodo, del governo Gentiloni, della sua compagine di ministri che a mio avviso ha governato assolutamente bene l'Italia e il Paese. Lo sta a dimostrare tra l'altro l'alto indice di gradimento dimostrato dagli italiani nei confronti di Gentiloni. È un'avventura politica, questa di Civica Popolare, che tra l'altro tende a sottolineare il ruolo fondamentale che alcuni soggetti politici, alcune forze politiche hanno avuto in questi 5 anni nel dare stabilità non solo al Parlamento, non solo nel sostenere il governo, ma nel dare soprattutto stabilità, certezza e sicurezza all'Italia e agli italiani. Presidente, lei è presente a questa iniziativa di presentazione del candidato Sodano con la lista civica Lorenzin, c'è Cicchitto, ha seguito, vuol dire, politicamente questa strada dopo lo scioglimento di Nuovo Centrodestra? Il partito di Alternativa Popolare è ancora presieduto da Angelino Alfano. Quindi essendo io Presidente del Consiglio ma in quota di un gruppo, perché eletta in un gruppo che era Nuovo Centrodestra, poi diventata Alternativa Popolare, il simbolo richiama un uomo, quell'uomo Angelino Alfano, e quindi la mia presenza non può che essere legata a quello che è contenuto nella lista di Civica Popolare. Sarà un gruppo nuovo al Comune magari? Ci vedremo successivamente, ma in questo momento non ne vedo la motivazione, siamo uniti, siamo dove eravamo e stiamo continuando a operare nell'interesse della città, che non ha bisogno di distinzioni, di precisazioni, ma ha bisogno di tanto lavoro, tanta buona volontà e tanta armonia.